5 Rowers. Io sono Caio e oggi insegnerò il windmill a Ellie, che non sa niente di breakdance. Vedremo che succede. La prima cosa che devi fare è metterti sulle ginocchia. Sei destra? Sì. Ok. Il gomito destro va ad appoggiarsi al lato degli addominali. Poi metti il braccio sinistro a terra, vai in avanti e ti appoggi così. Alzi le ginocchia. Ok. E sposti il peso verso avanti mettendo la testa a terra. E adesso provi ad alzare le gambe. Sì, che faccio, me le alzo. Prova ad alzare solo una. Ok, alza l'altra adesso. No, muoio vecchio. Ci sei? Oh. Ecco perché non ho mai fatto breakdance. Allora proviamolo in un altro modo. Questo braccio qua a destra andrà più laterale, la gamba appoggiata al gomito. E tanto ti appoggi. Sì, sì. Ok, giusto. Sì. Perfetto, perfetto, perfetto. Ora prova a distendere questa gamba qua. Quale, quella sotto? Sì, questa sotto. Sì, muoio prima. Ci sei, ci sei. Ok, ora che hai imparato il freeze, le dovrò insegnare il backspin, che è il secondo passaggio per imparare il windmill. Il backspin è questo qua. Parti così, gamba destra tesa e gamba sinistra piegata. Ok. Mano destra a terra, la sinistra calcia e mentre calcia ti butti giù sulla schiena. Poi una volta che sei arrivato in questa posizione, calcia anche la gamba destra e arrivi con le gambe così aperte. Una volta che sei con le gambe aperte, le chiudi di scatto e dovresti girare automaticamente perché la spinta di tutte e due le gambe. Quindi lentamente verrebbe così. Sinistra, vai giù, destra e ti più. Oh! Sì, esatto, esatto, esatto. Solo che prima di chiuderti devi aprirle di più le gambe. Oh! Sì. Eccolo, sì, sì. Sì. Win me. Bisognerebbe partire dal freeze. Così. Alzare questa gamba, calciarla. E una volta che si calcia la gamba, andare giù sulla schiena e girare. Adesso questa che è su, la calci giù così. E nello stesso momento con il braccio fai questo movimento qua. Yeah! Yeah! Oh! Tecnicamente c'era! Ah! Sì! Oh! Oh! Così, in questo video, la nostra amica Ellie ha quasi imparato il windmill. Metà giro di windmill. Cliccate sulla sua faccia per guardare un altro video dove metteremo a dura prova le nostre capacità, le mie soprattutto. Cioè io avrei dovuto fare quella cosa? Sì.